Caro Roberto Saviano, ti do del tu perché siamo più o meno coetanei. Mi sento il dovere di inviarti questo videomessaggio per compensare il dolore che ho subito nell'aver saputo del tuo appoggio, della tua partecipazione a questo scempio, a questa manifestazione organizzata dai coloni israeliani l'altra sera a Roma, come per festeggiare l'impunità di Israele dinanzi a più di 60 anni di occupazione, di colonizzazione e di pulizia etnica della Palestina. È fatto soprattutto di immagini che non vogliono essere soltanto quelle della guerra, ma sono immagini che hanno a che fare con lo sguardo a Tel Aviv, la luce di Tel Aviv, la luce di Herat, e la meraviglia di Gerusalemme. Un centinaio di nazioni formano lo Stato israeliano. Ecco, la mia verità su Israele coincide spesso con questi ricordi, con queste immagini, con questo sogno di libertà e accoglienza. L'accoglienza di Tel Aviv per me è un ricordo indelebile, caro Saviano, perché ne porto le cicatrici sulla carne, perché per il mio impegno per i diritti umani per due volte sono stato imprigionato nelle galere di Tel Aviv e per due volte mi hanno torturato. I segni che ho sulla pelle sono i segni delle catene quando mi trascinavano in corridoi di dolore. Esattamente quello che è successo settimana scorsa al premio Nobel per la pace Mayred Meguir, che ha assaggiato qual è l'accoglienza di Israele. L'hanno fermata a Tel Aviv, l'hanno arrestata, l'hanno rinchiusa 6 giorni in carcere e poi l'hanno deportata in Irlanda. L'accoglienza di Tel Aviv. The Israeli government has deported Irish Nobel Peace laureate and activist Mayred Meguir a week after she was denied entrance at Ben Gurion Airport. For the past week, Meguir was held in an Israeli jail as she challenged Israel's decisions to ban her from entering the country for 10 years. Israel placed the ban on her after she rowed on a humanitarian aid boat that attempted to reach Gaza earlier this year. Quando si parla di Israele bisogna dismettere questo pregiudizio e bisogna raccontare come questa democrazia sotto assedio si sta costruendo, si è costruita. È terribile quanto sta accadendo ai palestinesi qui in West Bank. Soffrono così tanto e non hanno voce, non possono neanche protestare in maniera non violenta. Sparano addosso, lacrimogeni, proiettili di gomma. Ha raggiunto degli obiettivi importanti, anche sul piano dell'accoglienza. I profughi del Darfur, per esempio, vengono accolti in Israele. Se sei arabo, caro Roberto, voglio ricordarti che le popolazioni arabe di Israele sono circa il 20%, oltre che interessante sempre ricordare che in Israele verte questa strana situazione in cui gli extracomunitari legiferano e fanno leggi razziali contro la popolazione autoctona, che appunto adesso è rappresentata dal 20% degli arabi. Ebbene, se sei arabo, a Tel Aviv non sono luci e non c'è assolutamente nessuna accoglienza, così come in tutto Israele, che è uno stato di apartheid. Tel Aviv è una città, che non dorme mai, piena di vita e soprattutto di tolleranza. Caro Saviano, se avessi preso un po' di tempo per te in disparte dalle cerimonie di gala in tuo onore messe in piedi dai tuoi amici sionisti, fra i quali il criminale di guerra Shimon Peres, e avessi camminato con le tue gambe per Tel Aviv, ti saresti probabilmente reso conto delle vere luci della città, che sono le sue ombre. Ti saresti reso conto dei ghetti dove vivono segregati gli arabi israeliani, che sono gli stessi ghetti
dove venivano segregati i neri durante il regime razzista dell'apartheid in Sudafrica, ti saresti accorto della differenza fra le scuole a cui hanno diritto di accesso gli ebrei e le scuole frequentate dagli arabi, ti saresti accorto degli ospedali che frequentano gli arabi, che danno assistenza sanitaria agli arabi, ti saresti accorto dei diritti quotidianamente calpestati dei cittadini arabi israeliani. Non hanno diritto alla proprietà e anche a Tel Aviv non possono decidere con chi sposarsi liberamente. Nelson Mandela, dopo tutto, ripeteva e ripete la stessa cosa ormai da tempo, vale a dire che l'oppressione ai danni dei palestinesi da parte degli israeliani è molto peggio di quello che subivano loro neri da parte di una cerchia, da parte di una cerchia di bianchi razzisti. Caro Saviano, sto parlando di Nelson Mandela, non di Fabio Fazio. Nelson Mandela sono anni che denuncia il razzismo di Israele contro gli arabi israeliani e contro le minoranze etniche. E se non avesse avuto neanche il tempo di girare per le strade, sarebbe bastato ascoltare un minuto di un CD di questo gruppo che si chiama Dam, che racconta appunto la vita di segregazione e di apartheid nella tua amata Tel Aviv. בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה זה נמצא בין שליל לבין ניר צבי וטענת עירייה שהכל שם לא חוקי השנייה שנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוב גן ילדים מוקף בביוב אז אין תירוץ פשוט, העלייה לערבים לא דאגה כי לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים על מקסימום אדמה מינימום ערבים על מינימום אדמה Tu parli di accoglienza di Israele e proprio settimana scorsa il ministro di esteri israeliano Lieberman ha un discorso alle Nazioni Unite, ha tornato a parlare di transfer, vale a dire del trasferimento forzato di 1,5 milioni di arabi israeliani fuori dai confini israeliani, esattamente quello che è successo nel 1948. Quindi da una parte tu parli di accoglienza e dall'altra parte il ministro degli esteri parla di un'altra Nakba, di un'altra tragedia, di un altro olocausto palestinese. Ricordo che fra l'altro Lieberman, il ministro degli esteri israeliano, è quello che ogni tanto viene fuori con delle uscite, come quando ha dichiarato di voler lanciare una bomba atomica qui a Gaza per ripetere quello che gli Stati Uniti hanno fatto a Hiroshima e Nagasaki. Un bel biglietto da visita. Tel Aviv è una città che va molto, una città che non dorme mai, piena di vita e soprattutto di tolleranza. È una delle città che più di ogni altra riesce ad accogliere la comunità gay, a permettere alla comunità gay israeliana e soprattutto araba di poter gestire una vita libera, senza condizionamenti, senza frustrazioni, depressioni o peggio persecuzioni. Un'altra parte del tuo discorso che è veramente gettato nello sdegno molte persone è questo cercare di portare la questione medio orientale, l'occupazione, la pulizia etnica della Palestina, a una questione meramente di omofobia, certamente una piaga concreta ed esecrabile di queste parti, ma io vorrei ricordarti, caro Saviano, che nel 1948 non è stato un attacco di omofobia che ha pulito etnicamente la Palestina. Più di 800.000 persone sono state cacciate dalle loro terre, decine di migliaia sono stati uccisi. Vorrei ricordarti che qui a Gaza l'anno scorso 1.500 vittime non sono state uccise da dei pazzi omofobi, ma sono stati massacrati dall'esercito israeliano. Più di 350 erano bambini. Secondo il rapporto Gonston delle Nazioni Unite, l'85% di queste vittime erano civili. Il massacro della Freedom Flotilla. Queste parole non ti riportano nulla alla mente, potrei continuare all'infinito. 73 risoluzioni ONU trasgredite da Israele. Queste cose non ti richiamano nulla alla mente, caro Saviano.
tu parli di omofobia come fosse veramente la piaga di questa regione, non parli di un popolo che è stato cacciato dalla loro terra, ci sono milioni di profughi a tutt'oggi in giro per il mondo, una risoluzione ONU, la 194, dovrebbe permettere a loro di tornare laddove in questo momento c'è Israele, dovrebbe tornare nelle loro case. Questa è la legalità, è quello che dicono le leggi internazionali, caro Saviano. Oltre a questo vorrei ricordarti le decine di migliaia di prigionieri politici, non prigionieri, prigionieri politici rinchiusi e torturati ogni giorno all'interno delle carceri israeliane, almeno secondo quanto denuncia Amnesty International e Human Rights Watch. Fra questi prigionieri ci sono anche moltissimi bambini, centinaia di bambini che subiscono abusi di ogni tipo. Eppure queste cose per te non contano assolutamente nulla. Israele è uno stato democratico e è luminoso e è ad accogliente. Caro Saviano, dovresti spiegarmi che differenza passa fra Brusca che brucia un bambino nell'acido e il tuo amico Perez che i bambini nell'acido, per meglio dire nel fosforo bianco, ne ha bruciati più di 350 l'anno scorso. Eh no, la giustizia e i diritti umani non possono essere selettivi. Caro Saviano, non puoi porti come baluardo della giustizia e della legalità a Scampia e nei dintorni più degradati di Napoli e poi fottertene altamente dai crimini e dall'illegalità e dall'ingiustizia promossi da Israele. O molto peggio, fare come stai facendo adesso, vale a dire farti elemento di propaganda di questi crimini, di questa ingiustizia e di questa illegalità promossa dal tuo caro Stato di Israele. Pure passando dalla biografia di Perez, che ricorda quando bambino dei pionieri tornarono al suo paese freddissimo lì in Polonia, oggi in Russia, e tutti i bambini chiedevano com'è Gerusalemme, e questo pioniere cacciò da una tasca pane un pezzo di carta appollottolato, aprì e uscì un'arancia. E Perez scrive: tutti noi in questo villaggio che non avevamo mai visto quel frutto, quello era Israele, quell'arancia. Ecco, la mia verità su Israele coincide spesso con questi ricordi, con queste immagini, con questo sogno di libertà e accoglienza. Tu citi la biografia di Perez come fosse la Bibbia, un uomo che ti assicuro Saviano i posteri additeranno come criminale di guerra e responsabile di innumerevoli stragi. Io mi permetto di consigliarti il libro di un altro ebreo israeliano, Lilian Pappe, La pulizia etnica della Palestina, un libro che racchiude in sé tutta la storia di Israele fino ai giorni d'oggi. Lilian Pappe non può più vivere in Israele perché Israele è veramente uno stato così accogliente che l'ha costretto a fuggire in esilio in Inghilterra. Caro Saviano, tu che hai la fortuna di incontrare le personalità più influenti e gli intellettuali più apprezzati del mondo, come io incontro i contadini e i pescatori Gazzawi, alla fine di questo mio videomessaggio voglio invitarti a rincontrare le pagine di un premio Nobel per la letteratura che ci ha appena lasciato, José Saramago, e per l'occasione voglio leggerti un paio di passi dei suoi libri. Vivere nell'ombra dell'Olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni cosa che fanno a motivo della loro sofferenza passata mi sembra un eccesso di pretese. Evidentemente non hanno imparato molto dalla sofferenza dei loro genitori e dei loro nonni. Quello che sta accadendo in Palestina è un crimine che possiamo paragonare agli orrori di Auschwitz. Caro Saviano, lascia la parte dei carnefici, scendi dal carro armato e vieni ad abbracciare le vittime. Ti aspettiamo a braccia aperte. Restiamo umani. Gaza.